Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi seguirò l'esempio di alcuni miei colleghi booktuber e vi consiglierò un po' di letture per l'estate. Personalmente non ho delle preferenze specifiche per le mie letture estive, leggo un po' di tutto, però capisco che durante l'estate se abbia voglia di leggere libri meno impegnativi, più scorrevoli, magari anche più brevi, un po' perché fa molto caldo e quindi impegnarci troppo ci fuma il cervello, e un po' perché ci capita di leggere magari al mare e quindi ci sono bambini che strillano, i nostri compagni di ombrellone che interloquiscono, l'uomo del cocco che passa e ci strilla in faccia, cocco bello! E quindi magari ci serve qualcosa di un po' più breve e che anche se veniamo distratti comunque riusciamo a seguire il filo del discorso. Per questo ho selezionato un po' di letture di vario genere, alcune brevi, un po' più leggere, altre di diverse tipologie che secondo me possono essere ottime per, come letture estive. Quindi io direi che la premessa è stata fin troppo lunga, cominciamo. Il primo libro che vi consiglio è secondo me molto adatto, innanzitutto perché non è eccessivamente lungo, ma poi perché ha una scrittura molto molto coinvolgente che vi terrà sicuramente attaccati alle pagine nonostante le numerose distrazioni, però affronta delle tematiche molto profonde, quindi non è una lettura proprio da ombrellone standard. Il titolo in questione è Chiamami col tuo nome di Andrea Asiman. Molti avranno letto questo romanzo l'anno scorso, al momento in cui è uscito il film, che ha avuto un grande successo. Però una differenza fondamentale tra il libro e il film è che il film è ambientato in campagna, mentre il libro è ambientato in Liguria, quindi lungo la costa, al mare. Di conseguenza è adattissimo per tutti coloro che amano leggere un libro che è ambientato nello stesso periodo dell'anno che stanno vivendo e magari in un contesto simile. Quindi questa lettura è perfetta se vi trovate al mare, perché si parla molto di mare, di spiaggia, di nuotate in piscina e di caldo, perché anche i nostri protagonisti si trovano ad affrontare un'estate molto calda. La storia parla di due ragazzi, o meglio un ragazzo molto giovane, che si innamora di un giovane uomo americano che si trova nella sua casa, nella villa di famiglia, per studiare, per preparare la sua tesi di dottorato, invitato dal padre, e tra i due comincerà una relazione molto passionale, piena di desiderio. Poi vedremo lo svilupparsi di questa relazione nei capitoli successivi. È un romanzo che mi è piaciuto molto, se non sbaglio l'ho inserito anche nella top 10 dei libri del 2018, nel caso ve la linko nelle schede e nell'info box. E nonostante comunque io abbia preferito il film di Guadagnino, che secondo me superiore per certi aspetti, però anche il libro mi è piaciuto moltissimo e è una lettura che vi consiglio per l'estate. Sempre rimanendo in tema di libri che hanno un'ambientazione estiva e molto calda e quindi vi ci potete immergere totalmente, soprattutto in estate, vi consiglio un testo che è ormai quasi un classico della nostra letteratura del Novecento, che magari non è una lettura così semplice, così scorrevole come Chiamami col tuo nome, ma sicuramente vi darà tantissime soddisfazioni, ed è Sostiene per era di Antonio Tabucchi. Uno dei pregi di questo romanzo è che ha capitoli molto brevi, quindi se siete in un contesto in cui venite interrotti costantemente, comunque venite distratti, lo potete leggere un capitolo alla volta, e in più il romanzo non è molto lungo, non fatevi ingannare, questa edizione ha un font molto molto largo. Il romanzo parla appunto del nostro Pereira, che è un giornalista che cura la pagina culturale del Lisboa, un giornale di Lisbona. Siamo infatti in Portogallo, diciamo agli albori, quando sta per scoppiare la seconda guerra mondiale, e in Portogallo vige la dittatura salazarista. Il nostro protagonista non si è mai curato troppo della politica, soprattutto dopo la morte della moglie, ha continuato a curare la sua pagina culturale pensando che la cultura non avesse niente a che fare con la politica e con il regime dittatoriale che governa il Portogallo. In realtà, grazie all'incontro con Monteiro Rossi, che è un giovane di origine italiana e che invece è implicato con la resistenza antisalazarista, scoprirà che invece la cultura e la letteratura hanno molto a che fare con la resistenza e con la politica. Un romanzo bellissimo, uno dei miei preferiti in assoluto, Tabucchi è un maestro della scrittura,
E come vi dicevo, è anche adatta secondo me come lettura d'ombrellone perché è abbastanza breve, ha dei capitoli molto brevi e secondo me anche questo romanzo tende a tenervi incollati alle pagine. In più, come vi dicevo, clima caldissimo, quindi vi ci immergerete alla perfezione, come se anche voi foste in Portogallo. Il prossimo libro che vi consiglio probabilmente lo troverete in diversi video di questo tipo, perché sicuramente è una lettura adattissima al clima vacanziero, soprattutto se state per partire in crociera, ed è una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace. Si tratta infatti di un reportage che lo scrittore americano ha scritto proprio nel corso di una vacanza su una crociera extra lusso. È un reportage molto divertente, ma allo stesso tempo dà anche una sorta di lettura filosofica, comunque critica, della vacanza in crociera. E quindi è molto molto consigliato. È una lettura breve che comunque vi terrà collati alle pagine, in più non c'è una trama da seguire, perciò anche se venite distratti, se lasciate il libro per diverso tempo, lo potete ricominciare a leggere senza problemi, perché appunto è semplicemente il racconto di questa crociera e non c'è una trama intricata da seguire. In più le note che David Foster Wallace mette in fondo alla pagina sulla sua esperienza sono esilaranti, quindi non evitate di leggerle, sono quelle la parte più importante del testo e quindi diciamo è una lettura che vi divertirà, più se andate in crociera sarete nel clima perfetto per poterlo leggere e apprezzare al meglio. Restando poi su romanzi divertenti, passiamo a un testo molto più leggero, è un romanzo di puro intrattenimento che però vi farà morire dal ridere, quindi è molto adatto al clima estivo, al clima vacanziero, se così vogliamo, ed è Affari di famiglia di Muzio Pappa, che io ho ascoltato su Storytel, ma lo trovate edito da Fazzi. In questo romanzo abbiamo la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna che ci racconta le sue disavventure. In particolare si troverà ad affrontare una minaccia gravissima, ovvero il figlio, che è un po' un buon a nulla, un debosciato, vuole regalare, anzi ha regalato il preziosissimo diamante di famiglia, quello tramandato generazione in generazione, che ormai è uno dei pochi beni di rifugio di questa famiglia nobile che ormai è in decadenza da qualche anno, ha la sua fidanzata, che è chiaramente un'arrampicatrice sociale che si fa pagare dal figlio di Maria Vittoria i ritocchi estetici, i regali costosi e che ovviamente la contessa non può sopportare. Per evitare che il diamante di famiglia vada così perso, Maria Vittoria si inventa uno stratagemma molto particolare che io adesso non vi rivelerò, ve lo lascerò scoprire con la lettura, ma ve lo consiglio tantissimo perché la voce narrante della contessa è esilarante, sarcastica, molto molto snob e fa morire dal ridere. Quindi lettura leggera, estiva, perfetta. Se invece siete come me amanti dei romanzi storici, però durante l'estate non vi va di portarvi in giro, magari nello zaino, in montagna oppure nella borsa dal mare, un mattonazzo di 800 pagine con le magnifiche imprese di Alessandro Magno, vi consiglio un romanzo storico, breve e che vi terrà incollato alle pagine, anche molto divertente perché questo scrittore ha una vena ironica che non lascia mai da parte. Sto parlando della Rivoluzione della Luna di Andrea Camilleri. Il romanzo è ispirato a un fatto realmente accaduto che poi è stato rivisitato dall'autore. Nel 600 il viceré di Sicilia, che era appunto il governatore dell'isola per conto del re di Spagna, muore improvvisamente. Per qualche mese lo sostituisce per suo volere la moglie. La moglie, che quindi si trova a governare un'isola che fino a quel momento era stata un po' abbandonata a se stessa e che nessun viceré era riuscito veramente a governare perché ognuno, ogni barone, ogni nobile andava per conto suo, c'era chi rubava di qua, chi faceva i suoi interessi di là. Invece questa donna, nei pochi mesi in cui è al governo, perché ovviamente una donna al potere sia mai, verrà poi sostituita, riesce in qualche modo a sistemare alcuni gravi problemi, se non dell'isola, almeno della città di Palermo, se non sbaglio. È un romanzo
che si legge in un soffio, lo vedete molto breve, poi la scrittura di Camilleri, al momento in cui vi siete abituati a questa sorta di mischio tra italiano e siciliano di sua invenzione, lo leggete in un soffio, lui scrive in modo divino, secondo me, poi ha anche una vena ironica particolare, quindi riderete anche molto leggendo i suoi romanzi, in più vi parla di un fatto poco per niente noto e anche molto interessante perché una donna del potere nel 600 si vedeva di rado. Quindi, se amate i romanzi storici, questo fa decisamente per voi. Rimaniamo in Sicilia e passiamo a un altro grande autore siciliano. Come avete visto in questo video, non vi ho consigliato dei gialli, che sono generalmente la lettura prediletta nel periodo estivo. Io non amo molto i gialli, tranne quelli di Camilleri, ma mi sembrava superfluo consigliarvi uno dei romanzi di Montalbano, intanto perché sono tutti belli, quindi ne potete scegliere uno a caso, e poi perché, diciamo, sono decisamente la lettura più gettonata durante l'estate. Perciò ho scelto un altro testo che apparentemente è un giallo, ma in realtà nasconde molto di più, che ha anche il pregio di essere molto molto breve, ve lo leggete in un'ora. Il testo in questione è Una storia semplice di Leonardo Sciascia. Al centro di questo testo vi è un mistero, quindi per questo vi dico che sembra un normalissimo giallo. Un uomo tornato in Sicilia dopo tanto tempo visita la sua casa, che era in stato di abbandono, e vi trova qualcosa di strano. Per questo motivo chiama la polizia. La polizia arriva, ma arriva il giorno dopo, ma in realtà non trova nulla di singolare. Non vi voglio dire altro sulla trama perché appunto è un romanzo molto breve e quindi è bene scoprirlo mano a mano. Io non vi voglio fare alcun tipo di spoiler. Vi posso dire che pur nella sua brevità è un romanzo che mi è piaciuto tantissimo e che mi ricordo benissimo anche ora dopo anni che l'ho letto. Quindi una lettura breve, ma se volete intensa, perché assolutamente volete sapere come va a finire, e quindi la leggerete in un soffio. Più, come vi dicevo, non è un semplice giallo, ma come in tutti i romanzi di Sciascia c'è qualcosa in più che io ovviamente non vi rivelerò, lo scoprirete leggendolo. Rimanendo sui libri brevi, vi consiglio un testo del quale mi sembra di avervi già parlato sul canale, e che è un romanzo minore di una famosissima, importantissima autrice mondiale. E sto parlando di Flush o Flush, una biografia di Virginia Woolf. È un romanzo breve che adotta una prospettiva molto particolare, perché la Woolf in questo romanzo ci racconta la vita, comunque le vicende, di Elizabeth Barrett Browning, che è una poetessa britannica che ha vissuto anche per molti anni in Italia, ma ce la racconta non attraverso il punto di vista suo oppure di Elizabeth, ma attraverso il punto di vista di Flush, o Flush, se come volete, non ho ben capito come si pronunci, ovvero il suo Cocker Spaniel, che è effettivamente il punto di vista attraverso il quale noi seguiamo la vita di Elizabeth. Elizabeth, che era una donna che soffriva di vari problemi di salute, aveva una salute molto cagionevole, quindi aveva qualche difficoltà, ma nonostante questo era una donna molto molto forte e anche una poetessa di una certa importanza. Io ve lo consiglio tantissimo, innanzitutto perché vi permetterà di conoscere questa figura che non è particolarmente nota in Italia. Poi, perché appunto ha questa originalità di essere scritto dal punto di vista di un cane che viene adottato in ogni aspetto, quindi si fa molta attenzione agli odori e il mondo è visto come da una prospettiva dal basso, perché ovviamente un cane non è alto quanto un essere umano e quindi ciò che vede lo vede da una prospettiva completamente diversa dalla nostra. In più è anche un testo molto scorrevole. Se avete avuto dei problemi con la scrittura della Woolf negli altri romanzi per via del flusso di coscienza, dimenticatevelo, perché in questo romanzo il flusso di coscienza non c'è e quindi è un testo molto, molto scorrevole e ben scritto, perché la Woolf era una grandissima scrittrice. In più, come dicevo, è breve, quindi si adatta benissimo ad essere infilato nella borsa da mare, nello zaino, e essere letto in spiaggia. Tra l'altro è un testo non molto noto, quindi io ci tengo a consigliarlo sempre. Se invece non vi spaventano i libri belli corposi, anche d'estate, siete ben allenati a portarli sulle spalle, negli zaini, nelle borse,
e amate fantasy, anzi d'estate per isolarvi dal caldo, dalla confusione della spiaggia, magari vi piace immergervi in un bel fantasy e vi trasporti in un mondo del tutto diverso dal vostro, io vi consiglio Il dardo e la rosa di Jacqueline Carey. Questo romanzo è il primo della saga di Fedre e è un fantasy bello corposo, come vedete, perché sono, mi sembrano 800 pagine, forse anche di più, però assolutamente scorrevolissimo. Una lettura ovviamente di intrattenimento, ma molto piacevole anche come lettura estiva. La nostra protagonista è Fedra, una ragazzina che quando era bambina è stata venduta dai suoi genitori, che non si potevano permettere di mantenerla, a una delle case del piacere che si trovano a Terre d'Angers. Per intendersi, questo fantasy è ambientato in un mondo che è apparentemente simile al nostro. Vi faccio vedere magari la cartina, se la trovo. Ecco, non so se riuscite a vederlo, però qui avete proprio una cartina dell'Europa. Però nei vari stati, diciamo, europei, si trovano dei regni diversi dalle nazioni attuali che appartengono alla storia europea. Per esempio, ho fatto un discorso un po' articolato, però adesso vi faccio un esempio così capite cosa sto dicendo. In Italia abbiamo Tiberium, che è una sorta di impero romano in miniatura. A Venezia c'è la Serenissima, quindi una sorta di Venezia nella versione rinascimentale. In Francia abbiamo un regno in stile anche qui medievale, in parte rinascimentale, in Spagna c'è il regno d'Aragona, in Inghilterra invece abbiamo un tipo di regno un po' più simile a diciamo la mitologia celtica, se vogliamo, e nel nord Europa invece abbiamo per esempio gli Scaldi, che sono della sorta di barbari, specie di vichinghi, se vogliamo. Quindi, come vedete, l'autrice ha ripreso la geografia europea e la storia europea, ma l'ha rielaborata per creare un mondo tutto suo. E questo è uno degli aspetti che mi è piaciuto di più di questo romanzo, questo world building così rielaborato, non creato da zero, però rielaborato da vari aspetti della cultura e della storia europea. E la nostra protagonista, come vi dicevo, vive a Terre d'Angers, che è in pratica la Francia, dove esiste una religione che ha come precetto fondamentale ama a tuo piacimento, ovvero la sessualità non è vista come una colpa, come nella religione, per esempio, cattolica, ma come in molte altre religioni, ma anzi come un modo per pregare questa divinità e le varie divinità a cui questa religione si rifà, perché c'è una divinità principale, si chiama Elua, ma poi ci sono tutti i suoi seguaci che vengono ugualmente venerati. E esistono perciò queste case del piacere in cui uomini e donne vengono addestrati per servire i clienti e insieme pregare e onorare queste divinità. La nostra protagonista però ha una particolarità, ha una macchia rossa nell'occhio che viene denominata il dardo di Kushiel, cioè Kushiel, che è una di queste divinità a cui si rifanno queste case del piacere, l'ha segnata come sua discepola. Ciò significa che lei prova piacere nel subire dolore. Per questo motivo viene addestrata in una di queste case, quella appunto di Kushiel, e viene poi acquistata da un cortigiano che si chiama Delaunay, che la farà diventare una spia, quindi cortigiana e spia di corte. Infatti, un'altra delle particolarità di questo romanzo, che è da una parte un fantasy, perché appunto ha questa ambientazione, come vi dicevo, inventata, e ha anche la presenza di alcune magie, incantesimi, anche queste divinità in qualche modo sono presenti, anche se non le vediamo fisicamente, però in qualche modo sembrano influenzare il corso dei nostri personaggi. Ci sono poi anche i personaggi che hanno il dono della divinazione, quindi la magia c'è, anche se non è preponderante, diciamo non c'è la figura del mago vero e proprio. D'altra parte però ricorda in parte il Trono di Spade, perché al centro della trama di questo romanzo vi sono gli intrighi di corte, le congiure e simili. A me è piaciuto molto, pur essendo così bello corposo, si fa leggere che è un piacere e quindi mi sembra anche un'ottima lettura estiva per coloro che non si fanno spaventare dalla mole dei libri. Rimanendo sempre in tema di lettori che non si fanno spaventare dai romanzi corposi, ma che anzi amano immergersi all'interno
di questi tipi di narrazioni, io non posso fare a meno di consigliarvi Gli anni della leggerezza di Elizabeth Jenauer, il primo volume della saga di Hazlet, con la quale vi ho ammorbato abbastanza nei mesi precedenti, perciò non mi dilungherò troppo su questo romanzo. Vi dirò soltanto che è una lettura perfetta per l'estate, perché per quanto riguarda questo primo romanzo, l'ambientazione è prevalentemente estiva, come si può intuire dalla copertina. Infatti, i nostri protagonisti passano gran parte del tempo nella residenza estiva della famiglia, quindi tutti i Hazlet si riuniscono lì e spesso vanno anche in spiaggia. Quindi mi sembra una lettura perfetta per l'estate, soprattutto se amate i romanzi familiari. In più, la scrittura della Howard è molto coinvolgente, anche se non succede niente, rimanete incollati comunque alle pagine perché è talmente affabulatoria la sua scrittura che non riuscite a staccarvi. In più, se amate un po' il gossip, questo tipo di tematiche, i romanzi familiari sono perfetti perché vi fanno vedere un po' le dinamiche all'interno della famiglia, quindi magari le relazioni adulterine di qualcuno, gli interessi amorosi dell'altro. Quindi, pur essendo anche un romanzo, anche questo molto profondo, con un'ottima caratterizzazione dei personaggi, anche questo aspetto un pochino più intrigante che mi sembra ottimo per le letture estive. Quindi io ve lo consiglio, ma ve lo consiglio in generale perché è una saga fantastica. Veniamo ora a quella categoria di lettori che non sopportano il caldo, e vi capisco benissimo perché anch'io sono così, e magari d'estate vogliono isolarsi dall'afa leggendo qualcosa, qualche lettura fresca, se vogliamo, un'ambientazione fresca, e perciò ho selezionato alcuni romanzi di questo tipo. Il primo vi faccio vedere è un testo che in teoria è un classico della nostra letteratura, in realtà non viene molto letto, forse è un pochino a scuola, però secondo me dovrebbe essere rivalutato, ed è Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. Io ce l'ho in costruzione insieme al Ritorno sul Don, che è una raccolta di racconti, però Il sergente nella neve mi è piaciuto molto di più, lo trovate anche in edizione singola, sempre Einaudi. Allora, Mario Rigoni Stern parla principalmente nei suoi testi di esperienze autobiografiche, in particolare qui ci racconta della tragica esperienza degli alpini italiani in ritirata dalla Russia, ritirata scomposta dalla Russia durante l'inverno. Quindi ambientazione decisamente fresca, perché i nostri eroi, se vogliamo, rischiano di morire di freddo effettivamente e anche di fame, perché ovviamente d'inverno in Russia non si trova niente da mangiare, e noi assistiamo a questa ritirata. È un testo molto breve, come dicevo, in questa edizione ci sono sia Il sergente nella neve che Ritorno sul Don, quindi diciamo che più o meno considerate metà di questo volume. Ha capitoli abbastanza brevi, quindi anche questo caso è adatto per una lettura che magari è soggetta a varie distrazioni, e in più ha anche il pregio di raccontare un evento realmente accaduto, perché Rigoni Stern non inventa niente, racconta la sua esperienza con una scrittura particolarmente viva, vivida, quindi è come essere veramente lì con lui, e questo ha anche il pregio di rinfrescarvi, perché diciamo che in Russia d'inverno non fa esattamente caldo. Infine, se siete sempre alla ricerca di ambientazioni fresche, magari montanare, perché passate l'estate in montagna, comunque aspettate con ansia il momento in cui ci andrete, e anche in questo caso sono dei vostri, vi consiglio due libri, ve li faccio vedere velocemente perché ve ne ho parlato tutti e due sul canale, più sono due testi molto noti, entrambi di ambientazione montanara, entrambi validissimi, e sono Le otto montagne di Paolo Cognetti e Resto qui di Marco Balzano. Entrambi candidati allo Strega, Cognetti l'ha vinto, Balzano no. Le otto montagne, ambientato ai giorni nostri, e parla dell'amicizia tra un ragazzo che abita a Milano e che va a passare le vacanze estive in montagna in Val d'Aosta, e un ragazzo più o meno della sua età, che però è sempre vissuto in questo paesino di montagna e ha sempre fatto, diciamo, l'allevatore, il pastore di mucche. Molto molto ben scritto, molto bella la scrittura di Cognetti. Il romanzo non mi ha convinto al 100%, ma è stata comunque una lettura molto piacevole, e anche questo a breve, quindi adatta all'estate, perché comunque la scrittura è ottima, è coinvolgente e quindi consigliatissimo. Ancora più consigliato
Resto qui di Marco Balzano, di cui vi parlo di continuo, non mi dilungherò troppo, ambientazione storica, il paesino di Huron è minacciato dalla costruzione di una diga che vorrebbe sommergerlo, una diga per la produzione di energia elettrica. Gli abitanti per la maggior parte non se ne preoccupano perché la vedono come una minaccia vana, ma no, la diga non si farà mai, mentre alcuni provano in tutti i modi a resistere, a opporsi a questo progetto, purtroppo fallendo, perché come si vede bene la copertina, alla fine la diga sarà costruita. Gli interessi politici, economici che sono in ballo saranno più importanti delle vite di questi popolani che saranno costretti a emigrare o comunque a spostare le loro case e a vedere il loro paese distrutto e sommerso dall'acqua. Oggi come oggi è una meta turistica, io ci sono stata in vacanza anni fa quando ero bambina, avrò avuto 5-6 anni, però me lo ricordo ancora benissimo questo campanile che spicca in mezzo all'acqua, però nasconde una grande tragedia umana. Consigliatissimo, anche la scrittura di Balzano è ottima e vabbè, io sono particolarmente legata a questo romanzo per l'ambientazione montanara che conosco, però comunque in generale secondo me è un ottimo testo, anche questo molto breve, quindi adatto come lettura estiva. Bene, il video finisce qui, io spero che questi brevi consigli per le letture estive vi possano essere utili, fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri, se avete in programma di leggerli. Io vi ricordo che ho un profilo Instagram e una pagina Facebook sulle quali potete seguirmi, ve li lascio qui sotto i link nel caso vi andasse di farlo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video.